Ciao a tutti amici e benvenuti sul canale e tantissimi auguri per qualunque festa ci sia in questo momento, perché in realtà non so quando pubblicherò questo video, se il giorno dell'Immacolato o altri giorni, quindi a prescindere auguri per tutto. E a parte il freddo bestiale, sto iniziando a sentire l'aria natalizia tantissimo. L'albero, le canzoni natalizie, il rossetto rosso, i vestiti rossi. Comunque raga, oggi volevo ritornare un po' sui miei vecchi passi, nel senso che vi volevo proporre anche qualche reaction, visto che, devo essere sincera con voi, non ho tantissime idee di video in questo momento. Quindi la scelta più ovvia mi è sembrata proporvi qualche reaction, così posso fare dei video veramente veloci, carini, vi posso accompagnare anche io in questo periodo natalizio. Fatemi sapere cosa ne pensate. E tra l'altro, se avete qualche video da suggerire qua sotto nei commenti, non esitate. Sono quel tipo di persona che ama finire nella parte oscura di YouTube, come la chiamo io. Quello in cui tu ti metti a guardare 100.000 video. E all'inizio andava tutto bene, no? Era tutto fiorellini, cagnolini, gattini. E poi finisci tra i video strani in cui ci sono gente col monociglio, con le sopracciglia che arrivano fino a qui, e ci sono questi altri che fanno la ceretta alle sopracciglia, che usano per il cosino per togliere. Oppure gente che si scoppia i brufoli grossi così. Basta, la smetto! La smetto. Tipo, fatemi sapere se non sono l'unica. Comunque mi piace guardare video strani e mi diverto. Quindi volevo vedere questo video insieme a voi, che in realtà non è troppo scioccante, è una cosa soft. Appunto, ho trovato questa compilation di ragazze molto 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 piccole che si truccano proprio full face, stile Kim Kardashian, e non sto scherzando. Parto col dire che io non mi voglio esprimere molto a riguardo, chiunque ha un'opinione diversa riguardante questo argomento. L'unica cosa che dico in questo caso è semplicemente che non vedo l'ora di vedere com'è che si truccano, perché io mi ricordo che all'età loro avrei tanto, tanto, tanto voluto truccarmi come loro, avere tutti i trucchi che hanno le ragazze più piccole adesso, ma i miei genitori mi avrebbero tipo letteralmente uccisa. Non sarei mai più uscita di casa. Già mi ricordo una volta che ho preso le forbici e mi sono tagliata la frangia da sola. Ah, e non solo, mi sono tolta praticamente un sopracciglio intero perché volevo farmi le sopracciglia. Però questa è un'altra storia e non vi dico cosa mi è successo dopo, eh. Ok raga, dopo avervi raccontato praticamente la storia della mia vita, andiamo avanti col video. Ok, questa qua quanti anni avrà? Secondo voi? Lasciatemi i commenti qua sotto. Secondo me avrà 11-12 anni al massimo. Carina questa tecnica, cioè ma proprio full face raga, trucchi tra l'altro super costosissimi, cioè io mi ricordo che da piccola usavo soltanto le robine che si trovavano nei giornalini, i cofanetti dei trucchi delle bambine piccole, cioè i livelli raga. Comunque adoro come si sta truccando, cioè bellissima, wow. Io già tanto se mi sapevo mettere il rossetto all'epoca. Questa presumo che si truccherà tantissimo e molto bene, anche vedendo le sue sopracciglia ce ne sarà da vedere. Infatti sta facendo il baking, sta facendo proprio tutto, full face. Invece l'altra era un po' più natural. Wow raga, cioè, oh mio Dio, questa ragazza sarà partita, non lo so, 10 anni, non so quanti anni avrà, 11 al massimo, ed è arrivata ad essere una diciottenne. Raga, sembra una diciottenne. Ditemi se non sembra una diciottenne. Vediamo se lei sarà un po' più naturale delle altre oppure no. Ho notato che questa tecnica la stanno usando tutte. Bella, questa è rimasta abbastanza naturale. Diciamo che si sta, dai. No, raga, questa è piccolissima. Secondo me è proprio piccola lei. Ma tanto, cioè mi sembra più piccola delle altre. Secondo me ci avrà
9-10 anni al massimo, non lo so raga, non sono brava a indovinare l'età, ma sembra veramente piccola. Questa è bellissima. Troppo carina. Wow. Highlight on point. Magari sapessi truccarmi io così all'epoca, cioè... Non ho una foto di come mi truccavo da piccola, siccome lo facevo di nascosto, sapete? Se no ve l'avrei inserita e avremmo riso tantissimo. No, vabbè raga, questa si sta truccando un sacco. C'è proprio il fondotinta full face. Wow. Però molto carina. Di nuovo la ragazza full face di prima. Cioè lei proprio va fortissimo. Secondo me diventerà una delle prossime beauty guru di Instagram, sicuramente, se non lo è di già. Scusate, ma non le conosco. Wow. È bravissima a truccare questa. Farà un sacco di successo, sicuramente. Anche questa si trucca tantissimo. Questa penso ci avrà... 13-14 anni, troppo bella, bellissima e si trucca da Dio. Lo devo fare anch'io questo trucco. Super naturale ma carino, bellissima, troppo carina. Era bella anche prima ovviamente, tutte queste sono belle. Allora, lo vedete, il trucco che sta facendo questa ragazza era molto simile a quello che facevo io. Usavo colori proprio bruttissimi, dal rosa al blu, cioè, e li usavo malissimo. Ecco. Questo era il mio trucco. Il mio trucco quando ero piccola, questo qua. Non sto dicendo che si trucca male, sto dicendo che i colori erano simili ai miei e sicuramente diventerà più brava, presumo, nel futuro, perché sì, insomma, queste altre ragazze erano proprio il top. Invece questa qua è un po' più... Non sappiamo cosa fare, quindi cazzeggiamo. Lei è stupenda, c'ha degli occhi proprio meravigliosi. Wow, raga, è un trucco bellissimo. Cioè, lei sembra una modella, mi piace un sacco. Bellissimo, effetto finale bellissimo. Allora, questa a differenza delle altre non sta facendo un trucco da tutti i giorni, cioè da tutti i giorni, non è che erano tutti i giorni quelli, però questo è un visual effect, non so come si chiamano, quelli artistici, insomma. E sembra bravissima. Questa, secondo me, avrà un futuro molto bello in vista. È proprio bravissima. Comunque, raga, per oggi è tutto. Spero tanto che questo mini video vi sia piaciuto. E vi mando un bacione grandissimo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!